Thank you.
forma triangolare piuttosto frastagliata sui suoi confini. Questo fatto può essere ritrovato metaforicamente in questa composizione, che diffonde luce su questo stato da tre angolazioni, ognuna delle quali vuole narrare una tappa fondamentale della storia dello Stato: la colonizzazione, la schiavitù e la guerra civile americana. La composizione comincia con una breve introduzione espressiva in un tempo lento, seguito da due parti in tempi vivaci, dove attraverso la musica vengono narrate le avventure e le sofferenze dei primi coloni. Attraverso una regolare alternanza di tempi binari e ternari, si giunge a un finale all'unisono, il primo grande successo dei coloni quando nel 1607 fondarono Jamestown, primo insediamento permanente inglese. Le musiche del secondo movimento danno voce all'esistenza e alle emozioni degli schiavi neri che lavoravano nelle piantagioni di tabacco. Si tratta di un movimento lento, dai temi lenti e melanconici. Non mancano elementi blues che riflettono la natura delle emozioni della schiavitù. A seguire, la sezione maestralmente interpretata dagli Ottoni non è altro che il presagire della guerra civile americana, in quella Virginia che diventerà il principale campo di battaglia. Sul finale potremo ascoltare un tema lento che con la sua cadenziale maestosità riporta l'idea di liberazione e speranza, e la tonalità maggiore della melodia vuole simboleggiare l'ottimismo per il futuro. Buon ascolto con Virginia. Thank you.
giapponese manga indica i fumetti di piccolo formato. Il loro boom si ebbe già negli anni 50, ma le storie e i personaggi di queste rappresentazioni si conobbero in tutto il mondo quando gli autori ne diedero una trasposizione cinematografica sotto forma di cartoni animati. Infatti, se oggi si parla di manga, ci si riferisce principalmente alla loro accezione televisiva. Tra i più conosciuti c'è il Detective Conan, creato nel 1994 dalla penna del giapponese Gosho Aoyama. Il protagonista è un 17enne, Conan, appunto, dalle acute doti investigative, che spesso viene chiamato a collaborare con la polizia per risolvere i casi in cui viene coinvolto. L'idea di raccontare con i manga il crimine, ossia il cosiddetto genere giallo, è stata per il mondo dei manga un'idea molto innovativa, tanto che la serie del Detective Conan viene considerata nel suo settore una delle produzioni più importanti di sempre. Le musiche dell'intera serie animata sono del compositore Katsuo Ono e questa sera ne viene proposto un estratto rivisitato per organico bandistico dal maestro Miyagawa. Buon ascolto con il Detective Conan. Con questo brano la banda musicale di Aosta terminerà la propria esibizione e quindi poi vi chiediamo di pazientare